Alessandro Baggio, classe 2002, difensore centrale, ma anche terzino, sei un nuovo giocatore del Brà. Partiamo, che giocatore sei tu, Alessandro? Allora, sono un giocatore, mi ritengo abbastanza tecnico e mi piace giocare con entrambi i piedi. Mi piace avere personalità, forza e anche spinta e penso di avere queste caratteristiche, ecco. Allora, tu avevi già da diverse esperienze calcistiche, possiamo definire importanti, su tutte il settore giovanile del Monza. Sì, e ho fatto da gennaio, ho fatto fino a febbraio, poi per causa Covid mi sono dovuto fermare, ho fatto questa esperienza al Monza, poi ho ricominciato adesso a inizi di settembre, fino a che ho avuto la proposta qua di venire a Bra e l'ho accettata, insomma. Monza, una società che ovviamente insomma, ha trionfato in Serie C, è approdata in Serie B, una società importante, sappiamo Galliani, Berlusconi, adesso il colpo Boateng, però che esperienza è stata comunque far parte del Monza, Alessandro? Far parte del Monza mi ha aiutato a crescere all'interno del settore giovanile, anche della prima squadra si respira aria di professionalità, di interesse, c'è molto impegno da parte di tutta la società e ti spingono a dare il massimo, comunque anche perché ci sono tanti esempi dei calciatori nella prima squadra e le giovanili rispecchiano un po' il gioco della prima squadra, di Mister Brocchi, quindi diciamo che è un po' un insieme di tutto. Cosa ti ha spinto a scegliere Bra, questa nuova esperienza in Serie D per te? Ma di certo mi ha spinto a venire qua per le informazioni che ho avuto da parte della società, che penso sia una piazza molto importante perché comunque una Serie D è un gran bel campionato. Un campionato con cui si gioca con i grandi, quindi si può crescere sia a livello calcistico ma anche umano. E niente, ho deciso di accettare perché mi sembrava la scelta più giusta e perché penso che qui si lavora molto bene. Tra l'altro, adesso farai parte, insomma, di questo campionato Serie D, tu che sei un classe 2002, quindi sei contemplato, tra virgolette, nei fuori quota. Ecco, quanto è importante per un giovane come te, approcciarsi in una categoria così, non soltanto giocare perché si è giovani, perché si deve giocare, ma per crescere? Ma di certo è fondamentale perché avere un'esperienza di questo tipo è molto importante, poter crescere con gente che ha quasi il doppio della tua età o comunque sopra i 20 anni così ti fa crescere anche a livello umano. È molto differente da una primavera perché nelle giovanili ti confronti con gente della tua età, invece da una Serie D ti confronti anche con gente molto più grande. E diciamo che ti svegli fuori, cioè per dire ti svegli fuori, e quindi bisogna avere carattere. No, Sì. il concetto è molto chiaro. Alessandro, ti sei calato in questa nuova realtà per te giallorossa. Il Bra che arriva da due vittorie consecutive a Imperia e qui sabato con la Caronnese. Adesso ci sarà mercoledì il derby con il Fossano, un Bra punteggio pieno. Insomma, che squadra hai trovato? Che realtà hai trovato? Per quelle che sono le tue prime impressioni, Ma di ovviamente. certo ho trovato una squadra molto competente, molto decisa nei suoi obiettivi, perché comunque è una serie di. In questo girone ci sono squadre molto forti e portare a casa i punti è sempre importante, e quindi aver visto questi risultati a parte la squadra mi dà fiducia e mi viene da pensare che è una buona squadra da puntare ai massimi livelli del campionato.